Sì, veramente particolare è una un dramma, diciamo, al quale come comune abbiamo partecipato all'organizzazione, alla coorganizzazione di questo, ringraziamo l'assessore Fabio Franchi perché ha creduto dall'inizio in questa cosa. Si tratta della rappresentazione di un testo di Alessandro Tedesco, uno psicologo e psicoterapeuta. È portata in scena quindi in maniera importante dal gruppo Prestavoce dell'associazione Paro Paro che vuole portare, dopo la pandemia, vuole portarci a riflettere su quello che è il nostro modo di vivere quotidiano e su quali potrebbero essere le possibili alternative per alzarsi dalla nostra modalità bassa in qualche modo di vita quotidiana. Quindi uno spettacolo che porterà a riflettere, anche importante. Dal punto di vista impegnativo, anche dal punto di vista dell'ascolto, ma che vuole dare veramente un contributo alla città e ai cittadini sangiovannesi che andranno a sentirlo. Quindi di questo ringraziamo la regista Manola Rosadini che ha seguito questo gruppo che da tanto tempo prova perché è uno spettacolo impegnativo, quindi però sul quale ci spendiamo perché crediamo che possa dare un contributo importante e quindi ci porti a far riflettere sulla modalità di migliorare la nostra vita quotidiana. Quindi vi aspettiamo tutti domenica 19 alla Casa della Cultura a Palomar a questa rappresentazione. Grazie.